La comunità ecclesiale Don Fabio e il comune di Real Monte hanno programmato stasera questa bellissima attività. Si parlerà di bellezza e quindi è un tema ricorrente per il comune di Real Monte. Lo diciamo sempre, si va in direzione bellezza e volendo citare il Papa, la bellezza è la creazione, la condivisione, la creazione dei ponti e l'abbattimento dei muri e questa sera ci stiamo riuscendo. La serata è l'igiene della mente e la pulizia del cuore. In un mondo in cui siamo bombardati da notizie anche negative, è importante igienizzare la nostra mente e il nostro cuore per guardare Dio, ma anche per guardare gli altri con gli occhi della speranza. Perché, come dice spesso il Papa, non ci dobbiamo far rubare la speranza. Sicuramente abbiamo bisogno di ritrovarci attraverso dei comportamenti che siano più verso l'unione, perché siamo ricchi di possibilità e soprattutto viviamo in luoghi straordinari. Ecco, la cosa più importante è dobbiamo ritornare a trovare un'organizzazione che ci permetta non soltanto di utilizzare i territori e di custodirli bene, ma poi di ritrovarci noi come esseri umani per cercare di fare delle cose che ci portino a stare meglio nel nostro percorso personale, familiare, ma anche sociale. Organizzare questo evento con il comune di Real Monte, proprio sulla invitando fra Emiliano Antenucci e proprio il rettore del santuario dedicato alla Vergine del Silenzio, e anche abbiamo la presenza del dottor Salvo Noè, e sono due figure che ci aiutano a scoprire l'interiorità. Ecco, dicevo una frase che San Francesco in un film aveva detto, dice: ogni uomo ha lo spirito e lo spirito è il tesoro di ogni uomo, quindi ci faranno scoprire in questo momento questa interiorità, questa ricchezza che oggi ne abbiamo bisogno, e in un tempo dove si fa tanto rumore e bisogna saper fermarsi, e questa è la spiritualità che la Vergine del Silenzio vuole farci dono.